Eccoci qua, zia. Ma non ho finito il papà, diventate parecchio, ma finiscene. Oggi di cosa parliamo? Di Dante. E chi è? Dante Alighieri era una persona grande una volta. Ma noi oggi parliamo di un altro Dante, zia. Sì. Del Dante protagonista del nuovo Devil May Cry. Eccolo qua. È arrivato fresco fresco oggi col corriere. Vediamo il nuovo libro. Ecco qua. Che ci ricorda Dante? Era quando andavo a scuola io, che ci ricorda adesso? Dimmi tutto. E cosa vuol dire? Se era quando andavo io a scuola, 80 anni fa, ti prego. Lo voglio mantenere a mettermi, mica un cervello elettronico, non sono. Eccolo qua. DMC Devil May Cry, questo è il quinto capitolo della saga di Dante, che sarebbe il reboot, cioè si ricomincia da capo con le origini del cacciatore di taglie, di demoni, in questa nuova avventura, fatta dal team dei Ninja Theory, che è stato incaricato da Capcom per sviluppare un nuovo Dante più occidentale rispetto al passato. Difatti, come vediamo subito dalla copertina, un po' di autofocus, poco, il protagonista è completamente diverso, è più giovane, ha i capelli neri e un mantello nero, al contrario dei capelli bianchi e del mantello rosso che eravamo abituati in passato. Anche lì ci studiamo nella storia una volta, mica ecco, adesso lì così. Non ti va? Non va perché non so niente adesso, non credo che sappia io adesso, dopo tanti anni. Vediamo il retro, affrontate i vostri demoni. Guida la rinascita di Dante dominando il regno del Limbo City. Ma qualcosa di nuovo, non hai messo il mosso. Più spade, più pistole, più Dante. Il diavolo veste Dante. Le recensioni che potete trovare online su questo videogioco lo danno molto apprezzato, con voti che oscillano da 8 a 9,5 su 10 addirittura. Quindi, nonostante le critiche iniziali che avevano scosso tutti i giocatori quando hanno visto questa nuova incarnazione del protagonista, il gioco è veramente ben fatto, ricco di azione, a più non posso. Vediamo il disco di gioco e il manuale. Manuale in bianco e nero, niente di che. Allora, zia. Allora, sai che non c'è niente. Questa è la nuova avventura di Dante. Che sarebbe un reboot della saga, infatti troviamo il protagonista più giovane alle prime armi. Questo nuovo look, vedi zia? Sì. Capelli neri, mantello nero, più giovane. Questo nuovo look di Dante rispetto al passato, come te lo ricordi tu? Come ti sembra? Beh, invece sono sui libri di scuola, così, mica sui fumetti così. Sì, ma questo nuovo look ti piace? Tipo, cosa dire, era uno studioso quella volta lui. E adesso un cacciatore di demoni, ormai Dante. Quella volta era uno studioso. Cosa c'è scritto qua in bianco? Affrontate i vostri demoni. E tu vuoi affrontare i tuoi demoni? Per parlare con i demoni, no. Non ti va? No. E affrontarli con le spade, le pistole e tutte le armi che troviamo nel gioco? Niente. I demoni che siano nel suo regno, io sto nel mio. Oh là, così mi piace. Quindi, questa nuova avventura di Dante, la critica online l'ha molto apprezzato. Sì, ma chissà che sarà adesso dentro, ti prego. Il nuovo lavoro dei Ninja Theory è ottimo. Non vado per la testa lì, io perché l'ho già rotta. Quindi? Non mi interessa proprio tanto quella roba. Quindi, questo Dante a te non ti va? Non mi va perché sei, come dici tu, da quelle che va a caccia di diavoli. Non mi interessa perché lasci che i diavoli vivano nel suo regno, lui vive nel suo. Ma in questo gioco il mondo dei diavoli, dei demoni si fonde col nostro mondo. Perché da quello che ho capito i mass media, la finanza rappresenta il male. E noi dobbiamo sconfiggerlo. Che va a studiare adesso tu quella roba, per l'amor di Dio. Niente. Sono una ragazzina, posso mettersi a studiare. Quindi chiudere. Chiudiamo tutto e alla prossima. Sì. Un saluto dalla zia e dal nuovo Dante. Ciao. Dai, mondo, tu hai il tuo paradiso.